Siamo qui con Aldo Vucai, che insieme a Enrico Napolitano anche quest'anno per la sesta edizione ci ha preparato la famosa cornucopia della terra di lavoro, quindi del primo terra laboris. E per noi per questo lo ringraziamo. Aldo, tu mi hai chiesto ma cosa c'hanno di speciale questa azienda? Questa è un'azienda agricola dedita alla pastorizia che da 5 generazioni sta operando in questo settore. È la famiglia di Domenica Lonzi, dell'azienda Casaline, ma la cosa importante, sai qual è, Aldo? È che ha 4 meravigliosi figli che vogliono continuare le attività di famiglia. Cosa ne pensi di questo? Io penso che innanzitutto la nostra terra con i suoi prodotti deve andare avanti e grazie anche alle nuove generazioni. E a noi fa piacere, anche a nome di Enrico Napolitano, di consegnare questo riconoscimento a chi si dà da fare per portare avanti i valori della nostra terra. Quindi Aldo, diciamo che i nostri giovani sono sempre i migliori in assoluto, perché continuare un'attività di famiglia in questo periodo così complicato e difficile, quattro giovani leve, non è cosa da poco, mi sbaglio? Da coraggiosi, Ed giusto. coraggiosi, però avendo alle spalle una tradizione come ce l'hanno loro, diciamo che i sacrifici che hanno fatto i loro genitori, sono sicuro che loro porteranno avanti con onore e con dignità. Pare che Alonzi, la famiglia, appartenga al ceppo della famiglia di Luigi Alonzi alias Chiavone. Anche questo è un motivo di orgoglio, o mi sbaglio? Il DNA c'è tutto allora, Va quindi non c'è bene, altro da va bene. aggiungere. Io, Aldo, ti ringrazio a nome dell'Associazione Identitaria Alta Terre di Lavoro, a nome dell'Associazione no, dell'Alta Terre di Lavoro e di tutta l'Alta Terre di Lavoro per questa ennesima opera d'arte che ci stai offrendo, che devo dire ogni anno è diverso dall'anno precedente e non smentisce mai. Grazie a te, a Enrico, sperando di poter continuare perché la sesta edizione non è cosa da poco. Grazie a Abbiamo voi. iniziato per gioco e grazie ancora a te, Aldo e Enrico, un abbraccio forte da parte di tutti noi.